Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova avventura. Sono ritornato in Africa dopo un po' di tempo per visitare un paese prevalentemente desertico ma con tante qualità paesaggistiche, la Namibia, uno stato dell'Africa meridionale confinante col Sudafrica, la cui capitale è Windhoek. Secondo la mia ricerca ferrea sul web, di cose da visitare non ce ne sono, se non questa tipica chiesa luterana, esempio lampante di architettura tedesca coloniale. Eh sì, perché la Namibia è un'ex colonia tedesca. Ragazzi, sto facendo un po' di pubblicità al canale, mi sto facendo iscrivere a tutte 4-5 quante ne sono. Itzo Avventure, Instagram e YouTube, ok? Thank you, goodbye! Bye. Welcome to Namibia! Thank you! È da poco che sono in Namibia e c'è una cosa a Windhoek che mi ha profondamente colpito. Qui ogni casa è protetta dai fili della corrente o dai fili spinati, cioè questa è una cosa incredibile, mai vista. Ci fa capire quanto sia sicuro il posto. Ma il motivo per il quale sono qui non è sicuramente visitare Windhoek e basta, ma sono qui per visitare il deserto del Namib, costituito da una cintura di dune tra le più alte e spettacolari al mondo. L'avventura ha ora inizio, ragazzi. Essendo il deserto molto ampio, il miglior modo per visitarlo è partecipare a questi tour guidati di più giorni, che ti danno la possibilità di visitare i punti salienti dell'area. Ma purtroppo questi tour tutto sono al di fuori che economici. Ho contrattato il più possibile, ho finto anche sceneggiate da lacrime, ma non ce l'ho fatta. Ho dovuto sborsare 8.000 dollari namibiani. Ho pagato più questo tour di 3 giorni che il biglietto aereo. Però guardate qui dove sono. Adesso vi farò vedere la mia abitazione. Abitazione numero 2. No ragazzi, troppo lusso, non sono abituato. Fatemi dormire fuori, nel deserto, in una tenda. Non sono proprio abituato, ragazzi. Cioè, guarda qui. Lusso puro. Come farò? Incredibile, vabbè. Buongiorno ragazzi. Sono le 4:30 questa mattina, prestissimo, direzione deserto per vedere l'alba. Prima però c'è da fare la colazione. La colazione è importantissima, ragazzi, mai uscire di casa senza aver fatto colazione. Qui c'è un ricco buffet.
di lusso qui, ragazzi, pane con Nutella. Ne approfitto anche per fare lo spuntino dopo. Ho preso un po' di pane con formaggio e salame. Voilà! La parte più accessibile del deserto è l'area di Sossus Vlei, che si estende per 32 km quadrati. Tutte queste auto che vedete qui stanno aspettando l'apertura del gate, che aprirà solamente all'uscita del sole. Ci siamo, ci siamo! Quella che vedete in lontananza è la Big Daddy, la duna più alta al mondo, 390 metri. Scalerò la duna con un amico conosciuto qui, Franco. Che tal, mis amigos? Acá los saluda Franco de Argentina. Me encuentro pedaleando el mundo en bicicleta hace 2 años. Y si todo va bien, nos vemos en Italia, ¿eh? Vamos, vamos a cumplir este percorso. Este reto, desafío. Eso nos espera. Franco, quanto falta? Già che falta pochito, los últimos metros, vamos! Franco è un grande sportivo, un grande motivatore. Ha solo percorso 23.000 km in bici in 2 anni. La Dead Valley è una depressione caratterizzata da un suolo di sabbia bianchissima. E un tempo, milioni di anni fa, qui c'era una oasi di acacia. L'acacia sono delle piante paragonabili alle mimose. Col passare degli anni, col movimento delle dune, l'oasi mutò, creando questo scenario pazzesco, fenomeno naturale unico. E penso che in nessun'altra parte del mondo si possa trovare una cosa del genere. Ci troviamo di fronte a un'altra duna chiamata Duna 45. 45 perché si trova al 45esimo chilometro dall'entrata principale. Dato il profilo poco ripido, potremmo anche provare a scalarla. Cosa dici, Franco? Vamos? Vamos, vamos por la segunda, eh? Allora Franco, vogliamo un voto dell'esperienza passata insieme oggi. Sin duda le pongo un 10. La verdad que no es tan exigente, lo puede hacer cualquier persona. El lugar es alucinante, así que le pongo un 10 como Maradona. Dale. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché me batte il corazon? Ho visto Maradona, ho visto Maradona. Mamma, innamorato sto, vamos! Look amazing, eh? Un pranzo nel mezzo del deserto. Sotto una bella pianta che ci tiene freschi. Cosa c'è di meglio? Carne con salame. Un po' di frutta, insalata, tomate, pomodori, formaggio, c'è di tutto, anche il dolce. È arrivato il momento di salutare Franco, ragazzi. Franco, fue un placer passare questa via contigo
Ya tú sabes que Nápoles tiene una casa y cuando quieres, una cama está lista para ti. Muchas gracias, mi hermano. Igualmente, cuando vayas para Buenos Aires, más que bienvenido. Te recibo con un buon asado. Muchas gracias. Franco è questo, ragazzi. Sono 2 anni che viaggio con questa bicicletta e con questa tenda da campeggio. Queste sono le borse dei bagagli, ragazzi. Eso es todo. Esta es mi compañera, mi medio de transporte, la cual utilizo para movilizarme por el planeta, por el mundo. Ya me acompañó por 23.000 kilómetros, así que... Acá está mi compañero. Las piernas, ¿cómo están? Bien, bien. Necesitan un descanso, pero perfecto. Bueno, Franco, un beso. Muchas gracias, Salvatore. Muchas, muchas gracias, hermano. Gracias. Cuídate. Sí. Un gustazo. Saludos para todos. Obiettivo della giornata: raggiungere la costa, che dista circa 200 km da qui. Come la raggiungerò? Bella domanda. La guida mi porterà a metà strada, da lì poi farò autostop, cercherò un autobus, comunque sia questa sera dovrò stare lì. Vedremo. Eccoci, siamo arrivati a metà strada. Lui dovrà andare da una parte, mentre io dall'altra. Siamo in una stazione di servizio. Aspettando che arrivi qualche macchina, mi faccia la cortesia. I'm smiling in the silence, wondering if you are even feeling the same. Play another song in your driveway. I've got nowhere to be till Monday and I want you to remember my name. Good morning. Ciao. Nice to meet you. Tu sei italiano? Yes, no, parlo italiano. Sì, mio padre è italiano. Grande, ma... io ho chiesto alla tua ragazza, sì, se posso venire con voi a Svacopun. Sì. Perché io sono solo e sto cercando un'auto che mi porta lì. Ok. Allora, ragazzi, ho incontrato questi due ragazzi svizzeri che parlano anche un po' italiano e per fortuna mi accompagneranno, ce l'ho fatta dopo 2 ore. Thank you. Make me an offer, you know I can't turn away. It's warm in the water, jump in the way. When I'm with you there's no sense of time. And I know that it's late, but I don't wanna say goodnight. Benvenuti al Tropico of Capricorn. Finalmente abbiamo raggiunto il mare, ragazzi, sapore di sale, sapore di mare, guardate qui. Oramai Corinne è diventata una mia cara amica e adesso ci illustrerà
ci parlerà di cosa si tratta. So here we're in the salt factory of Namibia, and that's where they get the salt from, and also the water is very pink. Thank you very much, Cole. Sono andati via, ragazzi, madonna mia, che fortuna che ho avuto oggi. Due giovani ragazzi che mi hanno fatto fare ciò che volevo. L'unica cosa che ho potuto offrirgli in futuro, se verranno a Napoli, li ospiterò. Quanto è bello viaggiare. Dunque, io sono arrivato a Svakop, cittadina molto caratteristica sulla costa, meta gettonata per le vacanze. Ma adesso è tardi, sono stanchissimo, sfinito, la scopriremo domani. Eccomi qui, pronto e carico per affrontare una nuova giornata di avventure. Ma avete visto quanti fenicotteri che ci sono? Da queste parti le altissime dune dorate che abbiamo visto in questi giorni incontreranno l'oceano. Immaginate un po' che scenario. Questo è il punto d'incontro, effettuerò l'escursione con Mola Mola. La prima parte dell'escursione consiste nella navigazione della baia di Balbis. Qui dicono che si possono vedere pellicani, delfini, foche, fenicotteri. Chi più ne ha più ne metta. Guardate chi è venuto a farci visita. Ole! Izo! Izo, yes! Izo Avventure! Izo Avventure! Izo Avventure! Ok! Ho avvistato un delfino ma non sono riuscito a filmarlo, peccato! La seconda parte del tour prevede un percorso in fuoristrada sulle dune in jeep 4x4 fino a raggiungere l'indiscussa Sandwich Harbour. Park, 300 km di sabbia e di dune che incontrano l'oceano. C'è un vento pazzesco, ma lo scenario è incredibile. Avventura, ragazzi, che avventura! L'Africa, nel bene o nel male, in un modo o nell'altro ti lascia sempre forti emozioni. Ti posso garantire che sono stati soldi ben spesi. Camminare su quelle dune giganti col rischio di cadere giù, un'emozione più unica che rara. Io adesso lascerò il paese
spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!